Questa mattina il Comitato per la difesa delle terre ioniche ed altre agricolture hanno indetto una conferenza stampa nelle campagne del Ginosino per denunciare in particolare la condizione delle produzioni agricole colpite, delle aziende agricole colpite dall'alluvione dell'8 ottobre scorso, dopo che erano state già colpite nel marzo del 2011, e denunciare quello che sta accadendo nelle campagne. Vorrei dire subito una cosa, che nel 2011 c'è stata l'alluvione, in particolare nella zona ginosina, non un euro è arrivato agli agricoltori di questo territorio, questo perché ogni volta ci troviamo di fronte al fatto che la legislazione, le normative ci dicono che le aziende agricole dovrebbero avvantaggiarsi dei regimi ordinari in carico agli assessorati dell'agricoltura di Puglia e di Basilicata. Sta di fatto che con le misure ordinarie nulla è arrivato finora, e sta di fatto che nelle campagne c'è una situazione gravissima. Noi abbiamo denunciato per due anni come nelle campagne del Ginosino e del Materano colpite dall'alluvione hanno in questi due anni circolato una razza di sciacalli che abbiamo indicato in maniera molto precisa, che sono gli usurai e chi tenta di approfittare della crisi delle aziende mettendo mani attraverso le vendite all'asta e le azioni giudiziarie. Questo lo abbiamo detto per due anni insieme a tanti presidi di società ed è diventata adesso anche un riconoscimento ufficiale. Il Ministero degli Interni del governo italiano in questi due anni ha, nelle proprie risoluzioni, nei propri documenti ufficiali, ha certificato come il rischio più grande di penetrazione di illegalità per Puglia e Basilicata è veicolato, favorito dalla penetrazione dell'usura nelle campagne del Metapontino e del Ginosino, dovuto sia al trust dei prodotti ortofrutticoli, quindi al prezzo imposto che strozza in realtà gli agricoltori da parte evidentemente della catena di commercializzazione, sia da parte sia per i mancati ritardi da parte delle istituzioni, regione e governo per i risarcimenti. Noi siamo in questa condizione. Per due anni abbiamo contrastato questo fenomeno non solo denunciandolo ma anche conducendo azioni concrete di difesa delle aziende agricole. Oggi denunciamo una nuova modalità antichissima, ma nuova nella forma come avviene, drammatica, di speculazione sulla pelle di chi lavora la terra e sulla pelle degli agricoltori. Ci sono due grandi problemi per le aziende agricole colpite dall'alluvione in questi giorni. Il primo è che molte aziende hanno dovuto sostituire gli impianti che erano stati distrutti, come per esempio il vigneto, ancorché il frutteto, non avendo avuto alcun risarcimento, con colture ortive, quindi con carciofi, finocchi e altre colture invernali, colture che contrariamente al marzo del 2011 adesso sono in pieno sviluppo nei campi, colture da reddito per poter andare avanti in qualche maniera, che sono state completamente devastate da questa nuova alluvione. Secondo le norme della Comunità Europea e le norme tanto care alle due regioni Puglia e Basilicata, per queste colture teoricamente sulla carta non c'è nulla, non ci sarà nulla. Questo vuol dire che chi ha piantato un carciofeto e aveva la previsione di poter movimentare il proprio volume d'affari con 20-30 mila euro di incassi lavorando duramente, non solo non potrà contare su quegli incassi, ma ci rimetterà clamorosamente tutti gli investimenti che ha dovuto fare. Questo è il primo grande problema, che pretendiamo risposte sul tema dei frutti pendenti, e cioè sul tema della mancanza di reddito in questo momento per le aziende che sono state colpite perché il prodotto non viene ritirato o è stato devastato. Poi c'è la clamorosa tendenza invece dell'uva. Qui siamo nella zona fra le zone di maggior produzione d'Europa di uva da tavola, fra le zone di maggior produzione sicuramente italiana e altrettanto europea. Molto dell'uva rimane sui tendoni, non viene raccolta. Faccio notare che i commercianti all'inizio della stagione agraria, qualche mese fa, qualche settimana fa, tutte le organizzazioni professionali, il Ministero, ha annunciato come straordinaria l'annata dell'uva che si stava avvicinando. Io ho sentito i telegiornali e ho capito dove era la fregatura immediatamente, che la straordinaria annata agraria sarebbe stata per chi avrebbe venduto l'uva, ma non certamente per chi l'aveva prodotta.
prodotta, tanto è vero che ogni volta che la stagione è straordinaria vuol dire che c'è molto prodotto e i commercianti riescono puntualmente a pagarla sempre di meno. Così è andata quest'anno e ci troviamo però nella situazione molto spesso di commercianti che avevano stipulato contratti, per esempio di raccolta dell'uva a 45 centesimi l'anno scorso, dando anche degli anticipi agli agricoltori, che approfittando del fatto che c'è stata l'alluvione, quindi con mille scuse non posso entrare nella terra perché c'è l'acqua, piuttosto che l'uva è un pochettino così, piuttosto che un pochettino così, non ritirano l'uva e disdicono i contratti, chiedendo addirittura agli agricoltori il risarcimento e il ristoro degli anticipi che hanno fatto. Questo è intollerabile. In una relazione commerciale, quando si fa un contratto, il contratto si rispetta, e si rispetta comunque e fino in fondo. Se c'è stato un rischio, il rischio lo dobbiamo dividere fra chi produce e chi vende il prodotto, e quindi i contratti vanno onorati e rispettati. E invece sta accadendo che molta uva rimane sui tendoni, e poi sta accadendo una cosa che francamente è noi denunciamo come una cosa assolutamente, diciamo, incredibile. La valvola di sfogo di questo territorio per l'uva è stata offerta da qualche tempo dal conferimento, dal ritiro dell'uva da zuccheri. Da un paio d'anni a questa parte l'Unione Europea ha imposto ai produttori, ai trasformatori come la Santal, piuttosto la Coca-Cola o altre grosse aziende di trasformazione di prodotti agroalimentari, ha imposto il fatto che nei frutti e nei trasformati dovesse esserci una quantità di zuccheri naturali definita, e quindi non solo zuccheri artificiali. Questa è stata una valvola importante, tanto è vero che l'anno scorso le grosse concentrazioni che hanno rilevato che devono approvvigionarsi di questo prodotto hanno ritirato il prodotto in questo territorio per l'uva da zucchero a circa 30 centesimi. Se calcolate che l'uva da tavolo va a 45-50 centesimi, circa la media della raccolta intorno ai 50 centesimi, è una buona valvola di sfogo per chi non riesce a commercializzare l'uva da tavolo. Quest'anno assistiamo a un crollo drammatico del prodotto che scende fino ai 6-8 centesimi per l'uva da zuccheri. Questo è intollerabile. Noi abbiamo denunciato una situazione di questo tipo al tavolo l'altro giorno con il sottosegretario, indicando i nuovi sciacalli che girano nelle campagne del Metapontino e del Ginosino, che non sono più solo gli usurai, ma è la speculazione finanziaria e commerciale. Noi sappiamo bene, indichiamo chi ritira il prodotto come i responsabili di questa situazione. Sappiamo bene che ci sono responsabilità e responsabilità. Sappiamo bene che il prezzo del prodotto non lo fa la cantina del posto. Sappiamo bene che le cantine, insieme agli agricoltori, sono le vittime di questa situazione. Ma i commercianti del territorio, le cantine, devono scegliere da che parte stare, se stanno dalla parte della barricata con gli agricoltori e quindi dividono con loro la battaglia perché il prezzo rimanga sul territorio distribuendo le risorse e non solo mettendosi il tornaconto in tasca quando gli va bene e quando gli va male scaricandolo sulla pelle degli agricoltori, oppure scelgono di fare insieme a noi la battaglia perché il prezzo risalga e perché le istituzioni, a iniziare dalla regione Puglia, la regione Basilicata, esercitino il controllo, costruiscono un tavolo imponendo con le strategie alla commercializzazione di rispettare le regole, oppure ognuno assumerà le proprie responsabilità. La denuncia che abbiamo fatto nei giorni scorsi è seguita a qualche minaccia improvvida di qualche commerciante nei nostri confronti, che ci ha accusato di non sapere di cosa parliamo e ci ha accusato e ha minacciato denunce. Beh, noi diciamo due cose: noi sappiamo bene di cosa parliamo, sappiamo bene come lavorate, sappiamo bene dove tenete il prodotto, come lo trasformate, e siamo pronti in qualsiasi momento a venire nelle vostre aziende a indicare all'opinione pubblica e anche alle autorità, se ci fosse necessità e bisogno, dove sono i problemi. Non è questo il nostro spirito. Il nostro spirito è quello di lavorare insieme, di lavorare per risolvere i problemi. Se starete dalla nostra parte, bene, altrimenti non abbiamo, vi preghiamo, denunciateci, perché se non lo farete voi lo faremo noi, lo farà altra agricoltura nei prossimi
giorni, e lo farà con certezza di risposte. Non è questo l'obiettivo. L'obiettivo invece è di aprire un tavolo insieme alla regione per far alzare i prezzi, per fare in modo che il prezzo sia... Abbiamo sentito, primo obiettivo per esempio è quello che la regione Puglia riconosca, abbia il riconoscimento in questi giorni per diciamo l'arricchimento del prodotto, che potrebbe distribuire risorse. Noi diciamo subito, questa è una battaglia che possiamo fare insieme, cantine e agricoltori, a una condizione, che lì dove dovessero arrivare le risorse e i soldi dell'arricchimento siano distribuite fra chi lavora, quindi chi produce nel campo e chi lo trasforma. Ove mai le cantine pensassero che l'arricchimento dovesse andare semplicemente a ripianare le proprie perdite di bilancio, vuol dire che non ci siamo proprio capiti e vuol dire che questo territorio saprà rispondere. Non se ne metto.